Un appuntamento importante per i torinesi, non solo perché ormai Portici di Carta si è affermata come una delle più grosse manifestazioni a livello culturale, a livello nazionale. Noi quest'anno in particolare abbiamo deciso di investire molto su un settore che chiaramente traina pochissimo dal punto di vista economico, che è il settore della poesia. Abbiamo trovato un libraio che anche lui ha deciso di scommettere su queste cose. E insieme abbiamo deciso di portare tutti i nostri titoli di poesia, che sono più di 70, e di metterli in esposizione e a disposizione del pubblico. Poi accanto ci sarà il nostro solito banchetto con tutte le ultime novità. Purtroppo non potremo portare tutti i libri perché cominciano a diventare veramente tanti. Ci scusiamo già con gli autori che non scadono mai, però in questa occasione privilegiamo chiaramente gli ultimi e quindi saremo lì in Piazza San Carlo. Il 12 e il 13 a vostra disposizione per poter chiacchierare insieme a voi e proporvi i nostri autori e i nostri libri. Una volta ho visto una frase bellissima che mi è piaciuta e dice: di poesia non si vive, ma senza poesia si vive male. E a noi piace vivere bene.